sia te. Si sono incontrati nella nuova cornice del prelato basso di Fano, di recente riaperto dopo la chiusura per i lavori di restauro e consolidamento della struttura. Sono 60 e tutti provenienti dalle parrocchie della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, i ragazzi che da oggi fino a sabato prossimo parteciperanno al campo di lavoro e formazione missionaria, che quest'anno avrà come titolo Fai il primo passo. Il tema del campo di quest'anno è Fai il primo passo. Oggi parleremo del primo passo che Dio fa verso di noi, perché tutto parte da Lui. I ragazzi sono pronti per vivere questa giornata e tutto il campo al massimo. Dopo una breve presentazione dei giovani, curata dagli animatori e con alcuni canti tipici del campo, il momento più atteso, la nomina dai vecchi ai nuovi direttori, che quest'anno sono Alessandro Manna ed Anna Maria Lotito. Concluso il momento di presentazione, si è dato subito il via alla preparazione della macchina organizzativa, elencando i tre momenti caratteristici del campo missionario e le tappe delle parrocchie che verranno toccate durante la settimana. Quali sono le tappe di quest'anno? Le tappe di quest'anno sono: lunedì saremo appunto a Isola di Fano, martedì Villanova e Montemaggiore, mercoledì a San Lorenzo in Campo, giovedì a Fano 2 e venerdì a Sassonia e Porto di Fano. Il campo si divide in tre parti: la raccolta al mattino dei generi alimentari a lunga conservazione, la formazione nel pomeriggio guidata dai missionari saveriani di Parma ed infine la festa alle 21:15 e animata da noi ragazzi nella parrocchia ospitante. Grazie ai responsabili della comunicazione del Centro Missionario Diocesano sarà possibile seguire i ragazzi durante le giornate attraverso dirette, articoli e foto anche dal sito www.ildiso.it.